Carlo Spato, Alberto, Aguilera. Forse qualche mese fa nessuno pensava di averti qua a Torino. Sei venuto via volentieri da Genova? Non credo, perché eri trattato abbastanza bene, almeno in campo e dai tifosi, no? Sono stati 3 anni molto belli. Chiaramente il rammarico rimane perché 3 anni vissuto a Genova sono stato parte della mia vita. Io ringrazio e rimanerà sempre nel mio cuore tutti i tifosi e i miei ex compagni perché si hanno comportato alla grande con me. Senti, sei un po' un emigrante, perché il calciatore in genere è già abituato a fare le valigie, ma tu già quando eri al tuo paese hai già girato tutto il Sud America. Sì, io ho vissuto dei momenti difficili nella mia carriera, ho lottato tanto per arrivare dove sono adesso e per quello io lascerei tutto quello che posso di me in questa squadra qua, come l'ho fatto a Genova, perché credo che le squadre che ti tengono vuol dire che hanno fiducia in te e spendono tanto soldi e lo minimo che puoi fare è giocare bene. Sei arrivato a Torino, la maratona ti ha subito ereditato come suo leader. Adesso sono nel Torino, ho tifosi che mi vogliono tanto bene, per quello adesso devo fare del mio meglio per andare bene. La metà del mio cuore è rosso-blu e l'altro è granata. A Genova hai fatto grande un giocatore come Scuravi e si è parlato per anni di questa coppia gol, e a Torino ti tocca giocare con altri due giganti, o Casagrande o Silenzi. Andrea è un giocatore simile a Thomas, è un giocatore importantissimo tatticamente e fa tanto movimento e che a me mi fanno bene. E Valto è un giocatore tecnicamente forte e che con me ci andiamo d'accordo. Torino l'altro anno è arrivato in finale di Coppa, quest'anno purtroppo è uscito al secondo turno. Quale può essere così un po' il traguardo? Perché credo che la soddisfazione più grande tua a Genova sia stata proprio questa partita con il Liverpool. A Torino quali soddisfazioni ti puoi togliere? Ma io credo come calciatore è durissima, perché lasciamo stare lo che io ho fatto nel Genoa. Credo che loro sono arrivati in finale l'anno scorso e meritavano di vincere quella finale lì. E adesso siamo eliminati nella seconda fase, vuol dire che è dura. Adesso dobbiamo pensare nel campionato, anche in quella Coppa Italia che non può portare ancora in Europa. Ti hanno soprannominato in patria il tiburon, lo squalo, no? In Italia Pato. Per quale motivo? Ma no, a me sempre mi hanno chiamato Pato. Io c'avevo anche quel nome del tiburon di quando giocavo in River, però che era quando era giovane, c'aveva 15-16 anni, però sempre mi hanno chiamato Pato. Pato per vuol dire natrocolo, perché eri piccolino. E per lo brutto anche, sicuramente. No, devono dire gli altri. Però i gol li fai anche da piccolo, no? Sì, per fortuna io ho avuto la possibilità di giocare sempre avanti e sempre ho fatto tanti gol. Mi auguro che di continuare così. Il 1989, nell'estate, quando Carlo Spato Aguilera arriva in Italia al Genoa, primo anno in coppia con Fontolan, in 31 partite segna 8 gol. Il 26 aprile però del 1990 la bella favola rischia di terminare bruscamente. La polizia fa irruzione nella casa di Pegli 2 e Pato rivede Marassi però dall'altra parte, vicino al campo. Gioca la domenica successiva con l'Ascoli e trascina il Genoa alla vittoria verso la salvezza in campionato. Pato, ci vuole un carattere di ferro per affrontare in una settimana due macigni così pesanti. Quel giorno lì è stato il giorno più brutto della mia vita, anche il più felice, perché c'aveva tanta gente vicino a me, però più di tutti i tifosi e i miei compagni, è stata una roba incredibile. Quella partita lì io non c'avevo forza neanche per correre e loro mi hanno dato quelle forze che mi mancavano da 2 o 3 giorni. Veramente è stato la giornata, credo che è più bella della mia vita, perché ho visto della gente che piangeva e che mi ha fatto capire che quello che ho fatto l'ho fatto innocentemente. Pato,
fatto? Ti cedo il microfono, devi presentarci la famiglia, tutta la famiglia al completo, c'è anche il cane, ci sono tutti questa volta. C'è Federico, Sabrina e mia moglie Patrizia. Tu ti sei sposato con la signora Patrizia, che hai conosciuto a una festa di carnevale, mi pare. Ce ne sono le ragazze che cercano i calciatori, questa volta sei stato tu che hai trovato lei o... Ma in quel periodo lì mia moglie c'era più soldi di me, vuol dire. Quello, io ero in crisi in quel periodo lì. C'aveva la macchina lei e non lo so, può darsi che le piaceva un po' il calcio. Lei dice no, però sicuramente il calcio le piaceva. Sicuramente le piaceva Pato. Io me lo auguro, così me lo ha detto. Patrizia, come è cambiata la vita dal Sud America all'Italia? Poi di colpo trasferiti poi da Genova a Torino, cioè una vita un po' così da emigrante, con una famiglia, con dei figli. Prima di tutto abbiamo una vita tranquilla, anche se ti devi spostare di un paese a un altro. Io da 8 anni che sono insieme a Carlo, da 5 anni che giriamo parecchio, quindi uno si deve abituare per forza. Poi per fortuna mi piace tanto il calcio, quindi è un piacere anche per me. Non vedi l'ora di tornare a casa un giorno, finalmente, ferma, in una casa tua? Sì, Carlo lo vede più prossimo, io preferirei restare 5-6 anni ancora, ma comunque sì, vedo un futuro in Uruguay, io, no? Con i miei figli in Uruguay. Cosa vuoi fare dopo il futuro, dopo il calcio? Ma non lo so, uno dice quando finisco di giocare il calcio non lo voglio vedere più, però non è vero, perché il calcio è parte della mia vita. Io credo che tutto quello che ce l'ho adesso le devo ringraziare il calcio. E devo ringraziare tanto l'Italia che mi ospita e anche mi tratta come un uomo italiano, non come uno straniero. Senti Pato, concludendo questo bellissimo pomeriggio, hai la camera a disposizione per fare un bel messaggio a tutti i tifosi Granata. Guardandola, cosa gli dici? Io le posso dire ringraziarle tutto quello che hanno fatto fino adesso per noi e che continuano a stare insieme a noi, che credo che quest'anno faceremo un grande campionato. E grazie per tutto quello che hanno fatto.